cerchiamo di raggiungere la completezza che secondo me è mancata negli anni passati. Siamo partite molto bene, devo dire che a livello di gruppo, di squadra, le ragazze, a me è sembrato un bel legame già dall'inizio, cosa che non sempre capita, e speriamo di metterlo in campo e di dimostrarlo. Vi siete portati a dietro valori importanti anche da questa bellissima estate. Per carità di Dio, io credo che i valori che abbiamo messo in campo quest'estate ci fossero già, non che noi fossimo una squadra senza valori, ma abbiamo messo forse sottolineato di più e possono essere qualcosa di aggiunto al nostro gruppo, sicuramente sì. Quindi faremo tesoro delle nostre esperienze e anche le altre della loro, perché non vuol dire che se si partecipano alle Olimpiadi e non si arriva all'obiettivo non ci sia qualcosa che si è imparato o si abbia qualcosa da portare nel gruppo. Quindi saremo un'unione di situazioni, di storie vissute. Cosa ha portato Lavarini nel gruppo in questo primo periodo? Ma io Stefano lo conosco da tanto tempo e mi è sempre piaciuto per la sua sincerità e il fatto di essere molto diretto nelle cose. E Stefano forse dell'ordine nella gestione di determinate situazioni con tutti i giocatori. Ad oggi posso dire questo, però ovviamente sono di parte, non posso dire altro. Miriam, quella cosa meravigliosa che avete fatto a Parigi e ci avete fatto veramente gioire tantissimo, vi porta pesantezza o leggerezza? Pesantezza magari per le pressioni o leggerezza perché comunque avete fatto una cosa che resterà per la vita? Ma devo dire la verità, che giocando nel campionato italiano e avendo sempre indossato la maglia dell'Italia, la pesantezza è facile da mettere, da pioppare, diciamo, perché tre Olimpiadi che ho fatto, in tre Olimpiadi bisognava portare a casa una medaglia, è stato pesante anche quello, non è mai facile vestire la maglia dell'Italia o giocare o militare in un campionato italiano. Non credo pesantezza, perché siamo un po' abituati a questa pressione, al fatto che dobbiamo sempre per forza arrivare al risultato e quando non è così non si vede neanche minimamente magari il percorso fatto, ma è considerato un fallimento. Quindi solo gioia e felicità, non mi sento nessun tipo di peso addosso, a parte quello al collo della medaglia. Per l'esperienza olimpica proprio, lascia stare tutto, com'è stato vivere l'Olimpiade di Parigi da dentro, con quelle strutture, quel tipo di pubblico? Cioè, raccontaci la tua esperienza, perché va vissuta? Allora, diciamo che noi possiamo parlare di un'esperienza un po' diversa dalla classica, perché non siamo state nel villaggio e lo abbiamo vissuto da fuori, ma è stato comunque bellissimo. Ci sono stati atleti che abbiamo incontrato e che sono stati fuori come noi e l'hanno vissuta come noi da fuori. Le volte che siamo entrate nel villaggio, devo dire che non ero troppo triste di stare in hotel, il fatto di dover fare la fila alla mensa, sono contenta così della mia esperienza, però è sempre comunque bello vedere gli atleti di tutto il mondo, di tutto l'universo che si ritrovano lì e cercano di lottare per i loro sogni. Quindi questa è l'esperienza più, questa è la cosa che posso dire perché vada vissuto un'Olimpiade. Sono tutti gli atleti più forti al mondo, fisici incredibili, giocatori stupefacenti che si ritrovano per combattere per una medaglia e questo è qualcosa di incredibile secondo me.